Le frequenti eruzioni dell'Etna e la conseguente impraticabilità dell'aeroporto di Catania testimoniano la necessità di due nuovi poli aeroportuali in Sicilia. Così è secondo l'ordine degli architetti di Agrigento, presieduto da Rino Lamendola, che rilancia il progetto dell'aeroporto Valle dei Templi, attualmente al cospetto dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e spiega: ci risiamo in piena estate, quando gli aeroporti siciliani sono meta di milioni di turisti che intendono trascorrere le vacanze ferragostane sulle nostre magnifiche coste, l'Etna con le sue spettacolari eruzioni mette al tappeto lo scalo di Fontana Rossa, creando notevoli disagi agli utenti con notevoli ricadute negative per il turismo in Sicilia. È dunque sempre più indifferibile la realizzazione dello scalo Valle dei Templi, che unitamente a quello di Birgi alimenterà il polo occidentale dell'isola, che dal punto di vista amministrativo farebbe capo a Punta Raisi. Analogamente, lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale, facente capo a Fontana Rossa. Tutto ciò consentirebbe il superamento immediato di stati di emergenza che creano disagio all'utenza, come le sempre più frequenti eruzioni dell'Etna e gli incendi che l'anno scorso hanno paralizzato i due aeroporti principali siciliani. Lanciamo pertanto l'ennesimo appello alla politica affinché supporti le attività della provincia di Agrigento, attualmente impegnata ad acquisire il parere positivo dell'ENAC sullo studio di fattibilità dello scalo agrigentino, che sancirebbe il conseguimento di una tappa importante per la concreta realizzazione dell'infrastruttura. Sul tema stimoliamo la politica da anni, ma oggi questo appello cade in un momento particolarmente favorevole, in cui l'istituzione competente, la provincia di Agrigento, ha redatto e presentato all'ENAC un approfondito studio di fattibilità entro i tempi stabiliti dal decreto sud, meritoriamente voluto da parlamentari agrigentini. Questo studio di fattibilità, dotato di tutti gli elaborati prescritti dall'ENAC, merita una risposta positiva.